visto sui menu, ho letto tipo tomahawk, T-bone, ma cosa sono in realtà? Sono tagli di carne che si può fare su qualsiasi tipo di animale, con qualsiasi tipo di razza. Quindi la tomahawk è un taglio di costato, principalmente è un taglio dei nativi americani, che loro rimanevano il costato lungo della pancia, solo l'osso e il cuore della carne, del classico lombo con il filetto e il controfiletto, l'osso a T, la T tipo la T. Ho detto anche in italiano la fiorentina, classica fiorentina, con il filetto e il controfiletto. Si chiama anche porterhouse quando il filetto è più grande o grande quanto il controfiletto. Sono tutti nomi, anche come la picagna. Ho sentito clienti, no, la picagna può essere solo brasiliana perché la razza brasiliana è la migliore. No, la picagna è un taglio che si ricava dall'animale. La picagna è un taglio che si trova sulla coscia dell'animale. È un taglio che c'è dappertutto, che poi dopo è la cottura brasiliana alla propolla, come la baletta e la cottura americana, che sarebbe un mediaframma, sono atti metodi, atti tipologie di taglio che da noi prima non si utilizzavano. Che ci hanno portato dal resto del mondo, che si possono fare con qualsiasi tipo di animale. Poi è normale che da razza a razza uno apprezza di più il sapore, però da qualsiasi animale si possono ricavare tutti questi dati. Chateau Briand è un filetto, è un modo di prepararlo della cucina francese. Si fa dal filetto. Dal filetto di qualsiasi tipo sì, di... Sì, sì, okay. Sì, cioè, filetto, è un filetto sì. Si fa naturale, cioè si fa dal filetto del bovino. E si chiama Chateaubriand. È un modo di cuocere e di preparare la carne, come può essere il filetto a pepe verde. Mm, mm. È un modo, sempre filetto, però è un modo di preparare la carne con la sua salsa, viene tirato con la panna. Adesso andiamo a fare il nostro filetto affumicato alla canapa. Per uso alimentare, un'azienda alpina, un'azienda dove mi fornisco la canapa, è un'azienda di Monte Marano. Spostiamo dalla griglia la carne, la facciamo riposare. Questo è un processo molto importante che va fatto dopo la cottura. La carne ha bisogno di riposare. Dopo vediamo, e quando alzo vediamo un po' i liquidi, il sangue che scende. In questo momento la carne si riposa, si riaprono, diciamo, le fibre dopo la cottura. Forte temperatura della griglia, perde i liquidi, le tartine dentro e diciamo la carne è più mobile, più saporita. Ci andiamo a prendere solo il profumo. Sai che a volte noi ci divertiamo, soprattutto quando Marco lo fa a tavola, pure le persone più adulte, dicono ah lo sai mi ricorda la mia gioventù. Questo si chiama sapore palatale, ti ricorda quando un sapore ti ricorda... Quando eri piccolo, esatto. E ci divertiamo anche su questa cosa, a parte dopo spiegare che noi prevediamo, dopo il stesso cliente che ci dà conferma. Bella cottura media.